A Siviari ancora scontro, ieri sera assemblea pubblica a Capannori, cittadini sulle barricate, contestano gli assessori Pierotti e Rovai. McDonald's perde la pazienza, decaduto il contratto che lo legava a Porcari, il fast food più famoso del mondo strizza l'occhio a Capannori, ma il sindaco dice non lo vogliamo. Cassa integrazione a rischio, in provincia di Lucca sono 1500 i lavoratori che rischiano di perdere anche l'unico ammortizzatore sociale. Varchi, segnaletica inadeguata, evitare la ZTL soprattutto per i turisti può essere un terno all'otto, per i cartelli luminosi si dovrà attendere l'autunno prossimo. Buonasera, benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con una notizia di cronaca arrivata pochi minuti fa in redazione. L'udienza deve ancora essere fissata al Tribunale del Riesame di Firenze. Sul tavolo c'è il ricorso presentato dalla difesa di Andrea Palmeri dopo che il GIP Alessandro Dal Torrione ha respinto la richiesta di tramutare la detenzione in carcere in arresti domiciliari per l'ex capo dei Bulldog che è rinchiuso in una cella del carcere di San Giorgio dal 17 giugno scorso. Palmeri, 34 anni, di San Filippo, è accusato di aver aggredito l'ex barista Stefano Benassi davanti all'ottavo nano, provocandogli lesioni gravissime e permanenti all'occhio sinistro. A chiedere l'attenuante della misura era stato l'avvocato e difensore Emanuele Fusi, che di fronte al no del GIP ha preparato un ricorso al riesame. Ormai è questione di giorni, i giudici del Tribunale di Firenze dovranno esprimersi e decidere se Andrea Palmeri deve essere scarcerato. La decisione è prevista per la prossima settimana. E ancora cronaca, è stato denunciato dai carabinieri di Lucca per aver ripulito il conto corrente di una pensionata che si è ritrovata un addebito di 890 euro per acquisti e ricariche telefoniche che la signora, una 66enne residente in città, non aveva mai effettuato. Dopo la denuncia sono partite le indagini da parte dei militari attraverso l'analisi dei movimenti sul conto e con i riscontri sulle ricariche di alcune carte PostePay, gli investigatori sono risaliti a un uomo di Voghera che adesso è stato accusato di frode informatica. Sembrava fatta per l'apertura del McDonald's a Porcari, ma arriva una brusca frenata dopo che il contratto con il comune della Piana è scaduto. E allora si riapre la partita per la nuova destinazione della catena di fast food più importante al mondo, che si sta ovviamente guardando intorno, ma intanto arriva però il no di Capannori. Sembrava solo questione di tempo per un nuovo McDonald's a Porcari. Il ristorante avrebbe portato sul territorio almeno 30 nuovi posti di lavoro e tutto l'indotto che l'importante catena americana garantisce per ogni nuova apertura. Ed invece torna tutto in ballo. McDonald's Italia già dal dicembre 2007 aveva avviato le pratiche per aprire un fast food nella Piana di Lucca, identificando proprio Porcari come snodo privilegiato per la nuova apertura. Tanto che nel 2011 era stato sottoscritto un contratto che aveva portato alla presentazione a gennaio degli incrementi necessari all'inizio attività al comune di Piazza Orzi. Ma i tempi si sono allungati ulteriormente, tanto da far scadere i 2 anni di validità dei contratti come sancisce la legge. A confermare l'indiscrezione Pino Jacopelli, già proprietario del McDonald's di Viale Europa a Lucca ed incaricato ad aprire il nuovo ristorante, che dichiara come decaduta la validità del contratto sul fondo di via Puccini, McDonald's Italia abbia insistito per verificare in tempi brevissimi la disponibilità di spazi nella Piana di Lucca anche nei comuni vicini. Porcari resta comunque la scelta primaria per McDonald's, ma visto che sui terreni di via Puccini insiste un problema idraulico, i fari si sono spostati sul comune di Capannori ed in particolare modo sul nuovo centro commerciale in costruzione su Viale Europa a Maellia, che risponderebbe alle esigenze minime per l'apertura: zona di grande passaggio, centralità sulla piana e superficie del ristorante. Si verificano anche altri spazi all'interno del territorio di Porcari, ma a questo punto per decidere la nuova localizzazione si giocherà soprattutto sulla rapidità dei tempi e sulla certezza di inizio lavori.
Ma in serata il sindaco di Capannori, Giorgio Del Ghingaro, chiude la porta a qualunque ipotesi di apertura di un McDonald's nel suo comune. Niente di personale nei riguardi degli imprenditori che portano avanti questa attività, ha detto Del Ghingaro, ma questa richiesta c'era già stata fatta un paio di anni fa e noi gentilmente abbiamo risposto di no, semplicemente perché il regolamento comunale in questo senso è chiaro: no alla grande distribuzione né alla ristorazione fast food. È una scelta politica, conclude il sindaco, privilegiare il commercio al dettaglio e la ristorazione che possa valorizzare la cucina locale e i prodotti del territorio. Partecipata assemblea pubblica ieri sera nella chiesa parrocchiale di Capannori sul tema degli assi viari, assenti i big, il presidente Baccelli e i sindaci Del Ghingaro e Tambellini. I cittadini, oltre un centinaio, hanno ribadito il loro no al progetto ANAS. La cronaca di Lucia Franceschini. I comitati e i cittadini ribadiscono il loro no al progetto ANAS sugli assi viari. Questo è ciò che è emerso durante l'assemblea pubblica svoltasi ieri sera nella sala parrocchiale della chiesa di Capannori, organizzata dal Comitato contro gli assi viari. Il nostro è un no deciso al progetto perché rileviamo tantissime incongruenze, tantissimi problemi che questo progetto degli assi viari mette su dal punto della progettazione, dal punto di vista della realizzazione e soprattutto dal punto di vista delle alternative che non sono state proposte. Non ho deciso perché c'è una filosofia dietro diversa da quella che ha ispirato la progettazione degli assi viari, che è la filosofia di una nuova società basata su un modello di sviluppo sostenibile che non prevede la costruzione di strade di questa natura. Non si capisce perché si debba spendere una cifra così enorme per la mobilità su gomma, quando se si investisse sulle ferrovie, visto che ce l'abbiamo, si risolverebbe in parte il traffico pesante, come è stato detto nell'assemblea, e per le altre cose basterebbe incrementare il trasporto pubblico, migliorare la viabilità esistente. Cioè, non è che non mancano le strade a Lucca, è che sono usate in maniera impropria. Oltre ai membri del comitato sono intervenuti anche Luca Menesini, vice sindaco di Capannori, che non nega che il traffico sia un problema, soprattutto in certe zone come su Via l'Europa. L'assessore ai lavori pubblici Francesca Pierotti, a ricordare l'apertura del comune di Lucca al confronto sul tema, Luigi Rovai, assessore alla viabilità e al trasporto pubblico della provincia di Lucca, che ha ribadito che la provincia continuerà a dialogare con tutte le parti e che alcuni tracciati sono da migliorare, e Ilaria Carmassi, presidente Legambiente di Capannori. All'assemblea è intervenuto anche Fabio Lucchesi del gruppo Ambiente Futuro, che ha annunciato che il 4 luglio ci sarà la prima riunione del tavolo sulla mobilità in provincia, dove si parlerà di trasporto su rotaia, e che hanno ottenuto per il 10 o 11 luglio un incontro con l'assessore trasporti della regione toscana Ceccarelli, al quale ribadiranno che sono contrari a che si spendano ingenti somme per costruire nuove strade e che chiederanno di dirottare eventuali finanziamenti sul trasporto pubblico e su rotaia. Un primo successo dunque per i comitati. E a fine serata, proprio dopo l'intervento di Fabio Lucchesi, in un dibattito che sembrava tranquillo, la sala si è improvvisamente scaldata nei confronti dell'assessore di Lucca, Francesca Pierotti, e di quello provinciale Rovai. Sono volate parole grosse all'indirizzo dei due amministratori che, dopo un primo intervento più blando, hanno invece riaffermato la volontà da parte di Comune di Lucca e Provincia di andare avanti sulla realizzazione degli assi viari. A quel punto il dibattito si è acceso, i toni sono saliti, anche il vice sindaco Luca Menesini ha ribadito il suo no alla legge obiettivo, come dire, se si va avanti senza poter discutere sull'intero progetto, Capannori è pronta a dare battaglia. Ed ora parliamo dei varchi telematici a Lucca, un problema soprattutto d'estate, quando la città è invasa dai turisti che davvero hanno difficoltà a capire e a districarsi in mezzo ad una segnaletica assolutamente inefficace. 57.000 violazioni alla ZTL in un anno vorranno pur dire qualcosa. Stiamo parlando di una media di 156 mezzi non autorizzati che ogni giorno attraversano i varchi di accesso alla zona rossa e vengono rilevati dalle telecamere. Un numero enorme se consideriamo le dimensioni della nostra città, eppure sono dati ufficiali forniti meno di un mese fa dalla Polizia Municipale.
Certo, in alcuni casi saranno pure furbetti, ma la maggior parte, turisti compresi, sono probabilmente trasgressori inconsapevoli a causa di una segnaletica decisamente scarsa e approssimativa. Basta fare una piccola ricerca per capire quanto possa apparire impietoso il confronto. Ecco come sono segnalati i varchi a Firenze, Milano, Roma e Verona. Ed ecco invece come sono quelli di casa nostra. Niente avvisi luminosi, semafori o tabelloni a LED, scritte piccole solo in italiano, assenza di corsie preferenziali e telecamere spesso nascoste, con il caso eclatante di San Donato, dove la telecamera è sistemata addirittura sotto la volta della porta d'ingresso in città. E mentre le contravvenzioni fioccano, il comune se la prende con calma. Mesi fa era stato annunciato l'arrivo di 250.000 euro dalla regione per il progetto Mobilità, che permetterà di sostituire l'attuale sistema di rilevamento del traffico veicolare con un sistema nuovo che classificherà i veicoli in entrata ed in uscita dalla città in 9 diverse categorie e soprattutto il posizionamento vicino ai varchi telematici dei pannelli a messaggio variabile. Ma ci vorrà ancora un po' di pazienza. Il finanziamento è arrivato, il primo lotto di lavori l'abbiamo previsto nell'anno 2013, di quel primo lotto fanno parte anche i pannelli luminosi e gli uffici stanno predisponendo tutti gli atti per poter poi procedere con l'aggiudicazione della gara, quindi cioè dell'appalto per poi installare i pannelli luminosi. Quindi entro qualche mese, con la chiusura di tutta la parte burocratica, potremo poi installarli definitivamente. Ed ora parliamo del lavoro, il lavoro che non c'è, e quando il lavoro non c'è la cassa integrazione spesso diventa l'unico supporto e l'unico mezzo per avere almeno un reddito in famiglia, ma il problema è che in provincia di Lucca ci sono 1500 situazioni di cassa integrazione che potrebbero scadere. Sentiamo il servizio. I dati forniti l'altro giorno dalla Camera di Commercio sull'import-export del primo trimestre 2013 aprono tiepidi spiragli di ottimismo in alcuni comparti industriali, ma non fanno che confermare la crisi profonda in cui sono caduti altri, a cominciare dalla cantieristica, che segna il passo con un pesantissimo meno 90% rispetto allo stesso periodo del 2012. La contrazione della domanda riguarda principalmente la nautica da diporto, soprattutto le barche a vela dagli 8 ai 15 metri. L'altro settore in profondo rosso è l'edilizia, con tante imprese edili in difficoltà a causa dell'invenduto. Ma due su tutti, la cantieristica perché non ha ancora visto invertire la tendenza degli anni scorsi e quindi c'è un calo continuo degli ordinativi, e questo è un punto di eccellenza che invece ci qualificava proprio a livello non solo italiano, mondiale. E l'altro l'edilizia, perché appunto non essendoci la possibilità di spesa non si acquistano le case e l'invenduto è tantissimo, quindi due su tutti questi, ma non che gli altri poi siano così brillanti. La crisi trascina con sé nuove sacche di sofferenza. Una, ad esempio, riguarda il mondo delle cooperative, che hanno visto diminuire gli appalti anche a causa della minore capacità di spesa degli enti pubblici. Con la contrazione delle commesse da parte delle imprese e anche della pubblica amministrazione, soprattutto nei servizi, manca anche questo sfogo, come dire, quindi c'è una riduzione degli interventi delle cooperative nei servizi e quindi si crea un problema occupazionale anche lì dentro, che era l'ultima spiaggia possibile per chi perdeva lavoro per cercare comunque di avere un sostentamento. Oggi siamo in difficoltà anche nelle cooperative e quindi c'è bisogno, come dire, per tutti di avere lavoro, per chi lavora nelle imprese e chi fa servizi alle imprese. E scatta un campanello di allarme che va oltre il lavoro che non c'è. Quello dei cosiddetti ammortizzatori sociali, unico strumento in grado di accompagnare chi perde il posto alla ricerca di una nuova occupazione. In provincia di Lucca sono circa 1500 i disoccupati che beneficiano della cassa integrazione, ma senza alcuna certezza che possa venir loro prorogata. E in quel caso, in molte famiglie sparirebbe l'unico reddito disponibile. E rimaniamo in tema di lavoro, perché ci sono le condizioni perché la Cipriano Costruzioni, storica impresa edile per la quale è stato chiesto dalla proprietà il concordato preventivo, possa farcela, ma per che questo accada c'è bisogno del sostegno delle banche chiamate a sostenere l'azienda in questo passaggio particolarmente
delicato. E quanto è emerso nell'incontro di oggi a Palazzo Ducale tra gli assessori provinciali Bambini e Regoli, rappresentanti dei sindacati di categoria CGIL e CISL, le rappresentanze sindacali unitarie e la stessa azienda rappresentata dall'ex presidente della Lucchese Giuliano Giuliani. In ballo c'è soprattutto il futuro degli 86 dipendenti. Si è tenuto appunto questo pomeriggio l'incontro. Decisive a questo punto saranno le verifiche che Cipriano Costruzioni e i suoi professionisti hanno in programma per i prossimi giorni. 5 luglio si terrà un nuovo incontro per fare il punto della situazione e verificare eventuali azioni da intraprendere. Ed ora voltiamo decisamente pagina. Sarà la migliore offerta di Tornatore ad inaugurare il cartellone di Estate Cinema che parte stasera nel giardino di Villa Bottini e annuncia una stagione estiva ricca di grandi pellicole. Torna da stasera l'appuntamento con Estate Cinema, che anche per questa edizione si ripropone nello splendido scenario del giardino di Villa Bottini. Ad aprire la rassegna cinematografica sarà il capolavoro di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, la cui proiezione sarà anticipata dalla premiazione degli studenti della giuria del Davide di Donatello, film che chiuderà anche il ciclo 2013 il 21 agosto. Molti titoli interessanti, soprattutto legati a premiati dagli Oscar, da Django Unchained, l'omaggio di Tarantino agli spaghetti western, ai classici della letteratura Les Misérables e Anna Karenina, per chiudere con il dominatore della rassegna hollywoodiana Argo, ghiotta prima visione nazionale ad inizio agosto dal 3 all'8 con The Lone Ranger, con la premiata ditta dei Pirati dei Caraibi che proverà ad ottenere un analogo successo nel mondo del Far West. Come al solito, biglietti popolari per le proiezioni all'aperto, 5 euro l'intero e 4 euro ridotto, salvo per l'anteprima del film di Gore Verbinski, il cui prezzo sarà di 7 euro e 5 euro ridotto. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30, poco meno di 500 i posti disponibili, prevendita biglietti dalle 21.30 alle 22.30 dei giorni antecedenti lo spettacolo. Un altro fine settimana di musica non stop all'auditorium dell'Istituto Musicale Boccherini in Piazza del Suffragio con le performance Boccherini, rassegna concertistica dedicata ai migliori allievi della prestigiosa scuola cittadina e ai giovani musicisti vincitori di concorsi nazionali ed internazionali. Il primo appuntamento è previsto per sabato alle 18 con il concerto del saxofonista Lorenzo Simoni accompagnato al pianoforte da Michele Spizzichino. Sempre sabato alle 21, performance di Lara Berti, flauto, Giulia Manfredini, violino, Federico Nicoletta, Giovanni Vitali e Michela Reich al pianoforte. La rassegna prosegue domenica alle 18 con l'esibizione di Emanuele Lucchesi e Gabriele Tonelli al trombone e Stefano Teani al pianoforte. È stata presentata questa mattina la quinta edizione del Baviera Fest di Altopascio. Dopo il grande successo dello scorso anno si è deciso di inserire la manifestazione all'interno del calendario del luglio altopascese. Marco Baldocchi. Raddoppia l'appuntamento col Baviera Fest ad Altopascio, segno del crescente successo della manifestazione giunta alla quinta edizione e alla rinnovata disponibilità espressa dal sindaco Maurizio Marchetti di rendere l'evento legato ai prodotti bavaresi un marchio di fabbrica dell'estate altopascese. I numeri, nonostante un leggero pessimismo legato soprattutto alle prime edizioni, sono tutti dalla parte degli organizzatori. 9.000 le presenze del 2012, 5.000 i litri di birra artigianale che nei prossimi giorni giungeranno in piazza Aldo Moro dal piccolo birrificio di Ingolstadt, cittadina a 90 km da Monaco di Baviera, 2.000 stinchi di maiale, 8.000 würstel ed oltre 2.000 bezel, le specialità teutoniche
che si prevede di consumare nei 15 giorni di festa. A presentare l'evento 2013 Stefano Nari, ideatore della festa itinerante che oltre ad Altopascio crea altre 6 tappe, tra cui la tradizionalissima di Castelnuovo Garfagnana, la 14ª edizione. E proprio sulla scia di quanto fatto nel comune della Garfagnana, anche ad Altopascio si sta cercando di sviluppare un gemellaggio con un comune bavarese nell'ottica di continuità con la festa, spostata quest'anno all'interno del ricco programma del luglio altopascese. Ma i piatti forti non saranno solo quelli da gustare o da bere. Tutte le 15 serate saranno animate dalla musica tradizionale e fine settimana dal DJ set di Riccardo Cioni il mercoledì, da Pepe e la sua fisarmonica il martedì, con evento speciale riservato a giovedì 18 luglio con lo Schiuma Party. Bene, per gli amanti della birra è sicuramente un appuntamento da non perdere. È tutto anche per questa sera, naturalmente vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi ricordo i nostri approfondimenti, le notizie, i filmati sul sito di luca.it, e vi ricordo anche le notizie in tempo reale per un aggiornamento minuto per minuto sul giornale online lucaindiretta.it. E con questo vi saluto, vi ringrazio, arrivederci a domani, buona serata.